da Silvio Matteo è appena terminata la radiocronaca che hai confezionato con Giuseppe Bisantis. Da prima c'è stato il blackout della Lazio e poi anche quello del Tardini. Beh, il blackout del Tardini si è risolto, della Lazio non si è risolto, anche perché è stato bravo il Parma, è andato in vantaggio dopo pochissimo, dopo un quarto d'ora era avanti di due gol, ha testato la sua partita, si è un po' dimenticata, diciamo così, delle buone regole di sana gestione del campo sul 2-0, si è un po' addormentata, ha permesso che la Lazio possa fare il gol del 2-1, però nel secondo tempo, quando la Lazio sembrava che avesse la possibilità di riaprire davvero la partita, di riprendersela, per lì è tutta a gestire il gioco. Il centrocampo ha lavorato benissimo, un grandissimo Giovinco, tutti i palloni lanciati in avanti, c'era sempre lui che dettava il gioco ai compagni, un Flocca che è assolutamente strepitoso, un bel Parma sicuramente. Ecco, a proposito di Floccari, si è trasformato proprio con la squadra che lo ha mandato qui a Parma dopo una stagione insomma piuttosto tormentata. Lui ha sempre dei problemi, insomma è un giocatore che ogni tanto si deve fermare, non riesce a fare una stagione intera, però è un giocatore intelligente, è un gioco intelligente, soprattutto è molto generoso, ha piedi eccellenti, ottima visione di gioco. Questa sera ha trovato la serata del suo riscatto, certo contro la sua ex squadra, ma ricordiamolo che lui ha messo il piede nel primo gol, quello di Mariga, perché tutto è nato da un suo tiro deviato da Marchetti e poi ha fatto gli altri due gol. Ha avuto un po' di fortuna perché il pallone gli è arrivato sul piede, ma lui si trovava, il primo gol gli è arrivato sulla testa, ma lui si trovava nel posto giusto. Ha goduto di qualche deviazione, di una deviazione sul gol con il 2-0 del Parma e poi di una carambola sul 3-1, quello sulla punizione battuta da Giovinco. Lui l'ha deviata sul palo, ha preso uno strano effetto, è andato sull'altro palo e si è infilato il pallone in porta. Un pizzico di fortuna, però un ragazzo che se la merita. Sentivo durante la vostra radiocronaca che eravate un po' incerti nell'attribuire la palma di migliore in campo se a Floccari o a Giovinco. Sì, infatti questo è il motivo, perché naturalmente Giovinco è un uomo squadra e anche questa sera lo ha dimostrato, è un punto di riferimento irrinunciabile per il Parma, ma magari anche per qualcun altro. Floccari ha fatto due gol, ha propiziato il terzo, che poi abbiamo detto era il primo, e sicuramente gli si poteva dare il riconoscimento, ma io credo che comunque il migliore in campo sia stato sicuramente Giovinco. Ecco, dopo una serie di blackout del Parma, torniamo al tema iniziale del blackout, sono mancati diversi risultati, il Parma si è sbloccato questa sera nella partita forse un po' più difficile dell'ultimo filotto. Cosa può significare questo successo? Abbiamo sentito durante la radiocronaca che in attesa delle gare di domani, insomma, il Parma ha fatto un grande balzo in classifica. Sì, perché va a 35 punti e supera il Siena, il Genoa, il Cagliari, insomma è una squadra, ora non ricordo la Fiorentina, probabilmente anche la Fiorentina, è una squadra che ha capitalizzato al massimo le opportunità che ha avuto questa sera. Domani il Genoa va a San Siro con l'Inter, la Fiorentina riceve il Chievo, il Siena riceve l'Udinese, sono tutte partite estremamente impegnative. Quindi può darsi che alla fine di questo turno di campionato il Parma sia riuscito effettivamente a fare un passo verso la salvezza. Perfetto, grazie a Tarcisio Matteo. A voi.